Bene, io sono un tipo che non parla tanto, però a fingere non so fingere. Ogni volta che c'è stato qualche problema, qualche screzio con qualcuno, l'ho sempre reso pubblico e sarò sempre riportato. Quindi in questo caso c'è stata una montatura un po' esagerata e un suo collega, un ex poliziotto, che sta prendendo in giro lui tanta gente in una TV privata che dice un sacco di cavolate, perché non è all'altezza di parlare di calcio. Che poi se mi capita a tiro gli voglio parlare io, voglio chiedere io informazioni, perché poi gli porto le carte dei medici in cui c'è riportato tutte diciamo, le distrazioni muscolari e tutte le lesioni che ho avuto io in questi 2 mesi, che gli auguro a lui onestamente. E poi voglio vedere se è capace di parlare oppure meno. Comunque, Cervone, chiudendo questo argomento, che è un chiarimento suo personale con un altro Sì. collega, lei l'accetta la panchina? No, io la panchina non l'accetto perché penso di non meritarla. Se sono stato fuori per motivi, per problemi fisici, non perché ho fatto male oppure ho procurato delle disgrazie alla mia squadra, io ho fatto dei punti. Ci sono stati dei problemi fisici e quindi mi sono trovato fuori. Ora che sono a posto, bisogna vedere se chi è che decide ritiene opportuno di mandarmi in campo oppure meno. Però io onestamente in panchina l'ho sempre detto, non ci andrò mai, non sono andato a 20 anni, non ci andrò a 30. Questo potrebbe inclinare il suo rapporto con la Roma. Ma a me non frega niente, non me ne frega, se inclinava la Roma si apriva con un'altra squadra, cioè non è che Roma è l'ultima squadra del mondo, a me fa piacere venire a Roma, mi trovo benissimo, però io c'ho il mio orgoglio, la mia dignità, ho detto una volta che in panchina non ci andrò mai, anche se contro, diciamo, un professionista non deve parlare in questo modo, però mi assumo tutte le responsabilità. E qualsiasi decisione prenderanno per me non fa alcun problema, ecco.